Un saluto agli amici di HD Blog, siamo sempre a Berlino, appena conclusa la conferenza Asus e siamo in compagnia di VivoBook Flip 14, un convertibile, anche in questo caso possiamo ruotare il nostro display fino a trasformare il dispositivo in una sorta di tablet, ovviamente display touchscreen per poterlo controllare appunto in modalità tablet, un display risoluzione Full HD, in questo caso bella la costruzione, forse addirittura più bella degli ZenBook che abbiamo visto prima. Abbiamo sul lato sinistro una micro USB per quanto riguarda le porte di espansione, uno slot per l'inserimento delle SD, bilanciere per il volume e tasto di accensione e spegnimento. Questa è la feritoia dello speaker. Nell'altro lato troviamo invece una micro HDMI, una USB Type-C e il jack da 3,5 mm per le cuffie, oltre a un'altra feritoia per il secondo speaker. Si tratta di un prodotto fanless, non abbiamo quindi ventole per la dissipazione, quindi nessun fastidioso rumore anche quando abbiamo bisogno di prestazioni particolarmente elevate. All'interno di questo prodotto troviamo dei processori Intel Core i7, ovviamente nella configurazione migliore, in questo caso abbiamo solamente un Celeron. Il display è compatibile con la Asus Pen e abbiamo anche tutte le funzionalità del sistema operativo Windows. Buona la costruzione, come già detto, alluminio per lo chassis qui nella parte superiore e nella parte del display qui nel retro, abbiamo invece plastica nella parte inferiore, ma è una caratteristica propria di tutta la nuova serie di prodotti Asus. Un prodotto che arriverà anche sul mercato italiano con un prezzo di partenza abbastanza concorrenziale, parliamo infatti di 399 euro.